E tu chi saresti? Scansati bro, fammi entrare. Sono qua per chiedere la mano a Giada. La mano? Ma... scusa, quanti anni hai tu? Questa è per la mia stella, Giada. Cosa? Oddio, ma chi è che mi continua a mandarmi messaggi? Leo? 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 Ma di chi sono tutti questi messaggi di mattina poi? Mi ha mandato 45 messaggi! Volete sapere chi è Leo? È il mio amico di piscina ed è il mio spasimante! L'ho detto anche sottone perché mi riempie di regali, attenzioni e messaggi! Sì, è carino! Ma alcune volte non so come comportarmi. E adesso chi è questo Leo? No, devo assolutamente approfondire la questione qua. Giada! Ehi, ehi, guarda che ho sentito tutto. Adesso mi devi dire chi è questo Leo. Me lo devi dire subito. Oh, adesso è arrivato anche questo. Non sono fatti tuoi chi è Leo. Cosa? Non sono affari miei? Ah, lo vediamo adesso se non sono affari miei. Mi sta anche chiamando, quindi adesso va, sono cose private. Ma come? Vai, non finisce qua però, Sì, ciao, pronto, Leo. Uffa, quel cavolo che non ascolto io. Adesso vado a prendere il mio amplificatore, così sento meglio. Eccomi, ho trovato l'attrezzo perfetto. Adesso sentirò tutto. Ho dimenticato la cuffia in piscina? Ah, non me ne ero accorta. Dopo passi, va bene. Ci vediamo dopo, ciao. Era Leo e quindi dopo lo conoscerete. E poi mi darete la vostra opinione. Certo che gli darò la mia opinione. Hanno suonato la porta. Magari sono i miei ravioli, vado a vedere. Dei fiori per Giada. Giada, ti sono arrivati dei fiori. Dei fiori per Giada? E chi li manda? Li porto a Giada. Giada, amore, ci sono dei fiori per te. Ricky, cosa ci fai qui? Dei fiori per Giada? Chi è che li manda? Dimmi, il mittente. Il mittente non sono affari tuoi, perché i fiori sono per Giada. Dai, fammi passare, forza. E alla larga, Giada. No, no. Giada, ci sono dei fiori. No, carine! Cos'è tutto questo fiori, trambusto? No, il trambusto l'ho fatto io, eh? Fammi vedere, bella! No, no, non esiste. Tu alla tua età non puoi ricevere fiori. Alla mia baby? Cos'è baby? Baby! Alla mia baby dal tuo Leo. Cos'è Leo? Ricky, lascia stare tua sorella! Non si fa così! Non ho mandato i fiori, sarà per lei! Guarda, me ne vado, me ne vado! Dai, dai, vediamo, vediamo. Dai, non ce la fai, faccio io. I love you per me. Esisti solo tu, Leo. Leo, io devo pulire. Cosa vuol dire Leo? Leo luna, è il nome. Lunare, eclissi, orizzontale. Leo è il nome, sveglia. Ah, Leo, che nome è? Non l'ho mai sentito. A me sembra una persona pericolosa. No, 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 via, via. Tu non puoi ricevere fiori, sei piccola. Mami, perché hai un telefono? Ti sequestro il telefono allora se non mi vuoi dare fiori. Comunque dopo viene anche Leo. Pensa alle tue ragazze con tutto il casino che ho combinato con Chiara e Ele. E tu invece... ho detto tutto, ho detto anche troppo. Me lo tengo io. Ricky, giù sono arrivate sia Chiara che Ele. Come al solito sarà un casino come tutte le volte che ci sono Chiara e Ele. Adesso vai giù e le fai compagnia tu, perché stanno già litigando. Oh no, sarà un altro di quei pomeriggi disastrosi. Vado a vestirmi e mi faccio anche la barba, così sono bella in tira.
Ah, che belli questi pomeriggi a guardare la TV con le mie due donne preferite. Sì, ovviamente, io sono la tua preferita. No, allora, sì. Io direi che potremmo vederci un bellissimo film romantico. Magari soltanto sì, io, sì, da soli. No, ma... No, non ce l'ho. Tesoro, tu non litigate, dai. Non litigate, quindi ti sembra? Non c'è niente sul tavolo? Dimmi. Comunque tra poco viene il mio amico Leo perché mi deve ridare la mia cuffia. Chi è il tuo amico Leo? È uno che viene con me a piscina. Ah, ok, va bene. Ti dico, è un po' strano. Strano in che senso? Vabbè, poi dopo lo vedrai. Cioè, io, oltre a loro che litigano tutto il santo giorno, adesso deve venire anche Leo, che è pure un po' strano. Era strano. Dai, dammelo, Ricky, però tra tutte. La televisione non si può guardare, quindi adesso devi trovare qualcos'altro da fare. Cos'è? Scusami, decidi tu, non ho capito. Dammi quel telecomando. Dai, ma ciao ragazze. Ciao. Ah, ecco, solo tu ci mancavi. Come state? Bene. Oh, meno male. Dai, vado io, ragazze, non preoccupatevi. Vai, vai. Chi è Giada? Che ne so. E tu chi saresti? Scansati, bro, fammi entrare. Brocchi, scusa. Sì, vabbè, fra, dov'è Giada? Non lo so dov'è Giada, ma chi sei? Cosa vuoi da Giada? E questo chi è? Ah sì, è il mio amico di piscina, Leo. Di piscina? Ma quale? Non ce l'hai mai parlato di lui? Ma infatti. Sì, sì, è un mio amico comunque. Ok, se lo dici tu. Sembra qui con qualche intenzione comunque, Dai ragazze, scansatevi. Ce n'è per tutte. Io sono qua per la numero uno. Sì, Leo, mi hai portato la cuffia? Sì, ce l'ho la cuffia. Eccola. E dov'è tua madre? Cosa vuoi da mia madre? E da mia sorella soprattutto. Bro, tranquillo, devo parlarle solo del mio futuro, anzi del nostro futuro. Futuro? Come futuro? Un futuro semplice o anteriore? Anteriore. E comunque mia sorella non la deve frequentare gente col casco. Stai calmo? Sì, calmissimo, proprio nel chill sono. L'avevo detto che ero un amico un po' strano. Si vede. Ciao signora, posso chiamarti mamma? Mamma? Sì, mamma. Sì. Ma tu chi saresti? Leo, l'amico di Giada. Va bene mamma, parliamo di cose serie. Sì, dimmi pure. Mamma, ti avevo detto che era un po' strano. L'ho capito. Leo, comunque tu adesso per puoi andare che dentro la cuffia. Infatti. Lascia stare baby, parliamo di cose serie. Sì. Scansati baby, devo dire cose importanti alla mamma. Baby è mia sorella. Ma tu sei impazzita, lei non è tua mamma intanto. Sì, stiamo calmi. Dimmi, Leo. Sono qua per chiedere la mano a Giada. Peccato che non c'è il papà. La mano? Ma... Scusa, quanti anni hai tu? Ma come fai senza mani? Che romantico! Ne ho 12, ma cosa sono 4 anni di differenza? Fra 10 anni nessuno li noterà. È morto. Leo, non ti sembra che stai esagerando? Ma ti pare, baby? 2, 3, 5 meno 6, meno 4. No, no, no! Giada ha 8 anni, non è che si può sputare! Ma che siamo pazzi? Sorella, cioè mamma, stai calma. Mica ho detto che me la sposo oggi. Me la sto solo prenotando.
come si fa con le donne? Devo fare un discorsetto a questo Leo. Vieni con me, bello. Che mi stai facendo fare brutta figura qua. Stai calmo. Vieni, vieni. Sto iniziando a preoccuparmi. Sì, anch'io. Oh, vieni qua. Come vai? Vieni qua. L'hai vista quelle due là? Mi stai facendo fare brutta figura. Sì, amico mio, ma se tu non sai conquistare le donne, non è un problema mio. Delle donne? No, quelle sono delle iene, non hai idea. Tu non puoi venire qua a fare il romanticone con mia sorella davanti a loro. Senti, bro, adesso ti insegno io come devi fare. Ok, va bene. Ragazze, smettetela di litigare. Cosa c'è, Giada? Avete visto cosa sta succedendo? Sì, ho visto come è vestita male oggi. Non penso che stia parlando di quello. No. Cosa? Sto parlando di Leo. No, cosa è successo? Ragazze, scansatevi. Questa è per la mia stella, Giada. Cosa? Sì, l'anello è carino. Sì, me lo prendo. Sapevo, sarà la mia sposa. La 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 la. Che romanzo. Ciao family, il mio lavoro qua è finito, devo andare. Ciao, ciao. Com'è stato romantico? Cosa romantico? 8 anni più 1, 2, 3, 5, 7, 8. Cosa stai facendo? La sorella si sposa! Cosa? Mia sorella si sposa? Mamma, mi sente! Chi è che pulisce la mia stanza adesso? Si può.